Non ce la faccio. Io non sono adatto a fare il direttore. Ma dai. Non mi prendono sul serio. Loro mi chiedono sempre di più, sempre di più, di più. E non è mai sufficiente. Insomma, come sempre. Ascolta, Palacios, da quanto tempo sei diventato direttore qui a Cruz del Norte? Da 2 anni ormai. Bene. E quante detenute sono morte? Beh, è morta quella anziana. No, questa è morte naturale, non conta. Allora nessuna. Ecco. Quante si sono suicidate? No, suicidate nessuna. Palacios, vediamo un po'. Le detenute ridono, frequentano i corsi. Sei un direttore fantastico. Il miglior direttore che Cruz del Norte abbia avuto. Ma tu mi vuoi bene? Cruz del Norte è sempre uguale. Sbarre, odore di ferro, tutte gialle. Ma non la riconosco più. Sono state le amiche a dare un senso a questo posto. E la maggior parte di loro non è più qui. Palacios, mi perdoni un momento? Certo, sì. Mi sembra impossibile che, nonostante tutto, siamo riuscite a sopravvivere a questo inferno. Forse è per questo che la vita ci ha regalato un posto migliore. Luna lavora come hostess. Salve, buonasera. Gradisce un altro po' di caffè a te? Soprattutto sui voli diretti. Salve, in Cina. Buonasera. È divertente. A Cruz del Norte scappava dalle cinesi e ora si è innamorata di un uomo di Shanghai. Goya ha avuto una promozione. Non è più solo una magazziniera, bensì capo magazziniera. Allora, che cazzo ha lasciato le pedane qui? Il prossimo che lo farà dovrà leccarmi la fica. La cosa negativa è che l'uniforme dell'azienda è gialla, ma non lascerebbe certo il lavoro per questo, no? In carcere Antonia ha scoperto la sua vocazione. Portatemi la salsa per la carne! È sempre stata brava in cucina, ma non riceverà mai una stella Michelin. Un pelo! Beh, di al simpaticone che te l'ha detto, che venga a vedere il cespuglione che ho qui sotto, avanti! Comunque non ne ha bisogno. Forza, ragazzi, al lavoro! Sarai ha riottenuto la custodia di sua figlia Estrella. Ehi, ti mangerai a morsi. La educa un po' a modo suo. Vieni qui, moccioso. Sai quel che si dice nel quartiere? Che sono stata molto tempo in carcere? Beh, è la verità. Ma non potrebbe essere una madre migliore. Lasciala in pace, sa quel che fa, non essere all'antica. Siamo sole. A Castillo, la salute ha giocato un brutto scherzo. E ora, per ogni mese in più che la vita gli regala, si fa un tatuaggio. Grazie. Tere. La riccia continua a entrare e uscire dal carcere. Furto, spaccio di droga e ricomincia da capo. Sì. Un classico. Cazzo. Fra 2 giorni sei fuori. Grazie. Dovrai accettare il lavoro che ti assegnerò, senza lamentarti. Per molto tempo ho pensato che ce l'avrebbe fatta. Ma col passare degli anni mi sono resa conto che teme più la libertà della prigionia. Non tutti riescono a prendersi cura di se stessi. Grazie. Tere. Che c'è? Di Macarena sappiamo qualcosa? Quel che leggo in giro. Mi scusi, signorina. Il cagnolino ha fatto i suoi bisogni sul pavimento. Sandoval, quante volte devo dirti di non fare la cacca? Non si fa la cacca. Cattivo cagnolino. Non capisco l'ossessione delle donne per i gioielli, davvero. Comunque, se tutti insistono a dare tanto valore a queste pietre, per me va bene. Ne abbiamo tante. Sei pronta, bionda? Scusi per la cacchina. Se qualcuno prova a muoversi, gli faccio saltare quella cazzo di testa, tutto chiaro? Y aquí no tenemos miedo, ya bajé del cielo. Compromiso que tengo es conmigo primero. Mi vida si me entero, que andas arrastrándote, te piso porque puedo, te piso porque te quiero. Tú no te me vengas abajo, siempre fuimos fuertes. No te me vengas abajo, no te me atrevas a caerte. Y enamórame, como tú solo sabes. Enamórame, que lo que yo quiero es quererte. Siempre fuimos fuertes.